E rieccoci ragazzi, sono sempre il vostro Sion Trusiver e siamo ancora su Beyond Due Anime. Chissà che non sbagli ancora il nostro, come dire, titolo nel finale, come ho fatto negli altri video. Ci muoviamo attraverso il bosco ferite, malconce. Sì, lo so. Dobbiamo andarcene prima che tornino. Dobbiamo andarcene prima che tornino, che cosa? Ah, polizia. Andate dall'altra parte! Cazzo! Attenti a non scivolare! Ah, ragazzi, questa l'ho presa bene, eh. Ho cliccato nella direzione sbagliata. R1, 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 R1. Continuiamo, ragazzi, così. Sparano! Fatemi cambiare dito. Ecco. Quindi siamo in fuga, ragazzi, ancora. Scappiamo dalle luci. Ci hanno mollato i cani addosso. I cani pastore! Beh, questa scena non è molto bella perché a me non piace picchiare i cani, ragazzi. Potevano evitarsela, eh. No, no, ste scene, ragazzi. Le luci sono di là. Muoviamoci di qui. Deve esserci una strada. Deve essere per forza. Ma dove diavolo è andata? La telecamera, ragazzi, è molto ballerina. Ah, ok, dobbiamo arrampicarci qua. Come abbiamo fatto nell'addestramento. Dai, dai, Jody, che Altair ti fa un baffo, dai. Fatemi cambiare dito. Rimaniamo nascosti. Vedi qualcosa? Ci sono solo rocce. E comunque non poteva arrivare lassù. Ah, convinti voi.
l'abbiamo persa! Travis, riporta qua quegli stramaledetti cani! Ok, possiamo riprendere a salita. Dunque sì, facciamo parte della CIA, ma non capiamo perché sta scappando lei. Vai. Dunque dobbiamo usufruire di Aiden, ragazzi. Questa maledetta una moto. Ciò che mi serviva. Dobbiamo solo di fare possiamo controllare le altre persone tramite il potere di Aiden. Si sa che nelle armi sono, c'è lo shotgun nei furgoni della polizia. Cazzo, Mike! Che ti prende? Cos'è? Sei matto? Metti giù quella cazzo di arma, adesso! Ehi, che cazzo stai facendo? Ehi, Mike, ora basta! Ti sei bevuto il cervello! R2, l'acceleratore. Ah, possiamo anche curvare noi. E là, piano piano Jody. Come si frena con sta roba? Speriamo che non vengano in seguimento, ragazzi, perché non so bene come si manovra, come si frena. Lo sapevo io che arrivava l'elicottero infame. Allora, dobbiamo guidare dalla visuale dell'elicottero, quindi... se riuscissimo a entrare in una galleria magari riusciamo a seminarlo, però siamo senza fari e quindi l'elicottero ci fa luce, vedete? Però non so se è una buona cosa che continui a farci luce l'elicottero. Ah, abbiamo gli SWAT. Ok, dobbiamo fare lo scudo, ragazzi. Uno scudo cinetico, ragazzi. Cessate il fuoco! Ho detto cessate il fuoco! Sto di blocco d'acqua. L'abbiamo mancata. Ripeto, l'abbiamo mancata. Va verso Baker. Ah!
esci con le mani alzate e non ti faremo del male. Se stanno cercando Mike, non gli aiuteremo. Pensaci tu, Maiden. Io direi di tirare giù l'elicottero per prima cosa. Qua non so cosa devo fare. Ah, così è. Ok, controlliamo altre persone. Sì. Ok, cecchino. Giù. Il momento in cui abbiamo sperimentato la morte. Vai, accelera. È un cazzo di casino. Aiden, arrivano. Tieniti lontano. La porta, Aiden, non può sentire. Apri la porta. Non è semplice, ragazzi, capire cosa fare al momento opportuno, eh. Torniamo okay, dentro. In posizione. Dunque, non so se potevamo scapparci.
o se veniamo arrestati di fisso, cioè presi di fisso qui dagli FBI o CIA, quel che sia. Essendo Blind Runner stiamo giocando come viene. Sicuro che non si sveglierà? Ho dato una botta che stenderebbe un elefante. Ma hai visto? Non lo so. Però non voglio essere lì quando si sveglierà. I tuoi amici che devono lasciarmi in pace, o la prossima volta io vi ammazzerò tutti. Andiamo, Irene. Hanno recepito il messaggio. Ed abbiamo terminato anche lo scenario braccata, ragazzi, quindi siamo riusciti a sfuggire il treno, siamo scappati nella foresta, abbiamo scatenato il caos in città, siamo saliti sul tetto del treno dalla toilette, siamo fuggiti a bordo della, e non capisco che cosa sia, quindi mele, mete, non lo so. Comunque ragazzi, possiamo procedere. Il mio amico immaginario, quindi questo proprio all'inizio, forse era meglio scegliere appunto la possibilità di giocarlo in ordine cronologico. In realtà stiamo sballonzolando a destra e a sinistra nella trama, abbiamo scelto il gioco originale. Ehi tesoro, non puoi passare le tue giornate alla finestra. Perché non trovi qualcosa da fare? Dunque, possiamo muoverci nuovamente nei panni di Jodie bambina. Guardiamo la TV. Ma ci siamo già stufati? Dunque, andiamo in esplorazione libera, ragazzi, del nostro titolo. Ah. Che sia periodo natalizio, non lo sappiamo. Avanti, sto preparando la cena. Non possiamo disturbare la madre. Baratto coi biscotti. Mi dai un biscotto? È quasi ora di cena, Jodie. Se ti do un biscotto, poi non avrai più fame.
Ma io voglio biscotto adesso. Ah, telecinesi. Mangio il biscotto lo stesso io. Adesso gli facciamo anche un dispetto alla mamma, così impara. No, vabbè, vediamo che opzioni abbiamo, ragazzi. Possiamo far venire freddo. Stupida radio, ma perché fa così? Bisogna ripararla. Sì, ragazzi, c'è un albero di Natale, quindi effettivamente è Natale. Dunque, vediamo cos'altro si può fare. L'albero di Natale, adesso... lo accendiamo. Facendo, rompiamo l'albero di Natale invece. Ah, possiamo anche andare di sopra. Attenzione, adesso controlliamo un po' meglio Aiden. Abbiamo preso un po' i comandi con... Ma giustamente sono le prime volte che la ragazzina ha a che fare con Aiden, quindi... Siamo nella camera di Jody. Prossimo che non possiamo usarne i poteri se stiamo troppo lontani da lei, quindi possiamo passare attraverso i muri e tornare giù. Allora, dunque, sembra che non possiamo triggerare più nulla in questa zona se non... è tutto buio qui, non... sembra uno scantinato, ma non... Dunque, torniamo su Jody, vedere se possiamo fare qualcos'altro con lei. Jody, tesoro, mi faresti un favore? Prendimi una bottiglia d'olio dal garage. Sì, certo, mamma.
Allora, su questo prendere la bottiglia d'olio dal garage per nostra madre, il garage probabilmente è qui, io vi saluterei. Vi ringrazio per aver seguito il quarto episodio di Beyond Due Anime, stavolta non ve l'ho sbagliato. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il quinto episodio, che ovviamente vi registro adesso perché il gioco mi sta prendendo, andrà avanti. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il video.